Carissima Madre Ivonne, la condivisione sulla circolare 991, irradiare la gioia della vocazione, ci ha portato a meditare la centralità del Signore Gesù nella nostra vita e nel servizio ai giovani, ai collaboratori, alle consorelle, alla nostra Italia e al mondo intero. E questo è un momento di grande sofferenza per l'umanità. Impone solitudine e preghiera. La nostra casa è vuota. Vi risuona l'eco delle nostre preghiere e il silenzio dell'adorazione in ogni momento della giornata, dove i giovani del CFP e le giovani della casa famiglia sono quotidianamente accompagnati. E mai, come in questo momento, sentiamo che la vocazione non è un dono privato, ma per sua natura deve espandersi in un inno di gioia pasquale, di gratitudine nello spirito del Magnificat e del servizio. È con questi sentimenti, Madre, che ti diciamo grazie.